quando il corso sarà pronto, non prima di 12 mesi, sarà in italiano e quindi insomma vi terremo aggiornati. Intanto passo la parola alla mia sorella di Sicula che ci racconterà un altro di queste fasi preparatorie al momento centrale di formazione previsto dal progetto. Prima che fungo. Le percentuali di esigenze formative dove effettivamente la comunicazione digitale, le attività di già sono basse. Quindi la domanda era come dire con la consapevolezza, cioè rispetto a un pubblico, l'utenza che non dà la consapevolezza. Ne teniamo conto sia nel bilanciamento, nel momento in cui noi proprio adesso stiamo lavorando all'indice del corso, nonché a tutte le specifiche proprio tematiche, come dire, del corso stesso, per ciascun profilo. Per cui da una parte è nel profilo stesso che delle competenze digitali sono più o meno presenti, intendo dire, c'è un profilo per esempio che è particolarmente concentrato sui social, o comunque comunicazione più in generale. Per cui chiaramente in quel caso magari è più la persona che è portata a scegliere quel corso, con la consapevolezza ovviamente che lì per esempio anche le competenze di ICT serviranno quelle dell'argomento specifico di comunicazione. Difficilmente andremo a parlare di, non so, di IoT, perché potrebbe risultare meno anche l'occasione. Lì siamo nell'analisi sociale, allora io lavoro da 10 anni nella Fondazione Sicula, la Fondazione per le qualità italiane, e da 7 anni siamo ogni ottobre realizziamo questo rapporto annuale che si chiama Le sono culture, in cui fotografiamo il settore delle industrie culturali creative in Italia, sia in termini di numeri ma anche qualitativamente, descrivendo le innovazioni che avvengono nei vari segmenti. Abbiamo aderito con il SAS a questo progetto sulla digitalizzazione dei musei, anche perché dato il punto, secondo noi stiamo vivendo una grossa trasformazione da un tipo di società che a nostro avviso era la società lineare, cioè una società in cui il valore a seconda che appunto fosse un valore economico, sociale o legato alla giustizia era appunto generato all'interno della società da attori diversi e i confini tra i vari appunto componenti della società erano molto delimitati, quindi il valore in termini di giustizia sociale era parlato dell'azione redistributrice dello Stato, il valore economico era legato all'azione delle imprese profit e lavoro, il valore sociale era invece appannaggio soprattutto del mondo no profit, quindi terzo settore, il mondo dell'associazionismo e via dicendo. Secondo noi, proprio sotto impulso delle nuove tecnologie che aumentano le connessioni tra i vari attori sociali, sono aumentati appunto i momenti di collaborazione tra queste varie parti della società. E quindi oggi il valore può essere contemporaneamente economico e sociale e legato poi alla giustizia, quindi all'interno appunto dei vari settori. Che cosa significa? In parole povere faccio un esempio. Una azienda che oggi, parliamo di un settore che non c'è credito, quindi si può dare credito, un'azienda che fa automotive sviluppa una macchina appunto green, cioè che emette molto meno anidride carbonica nell'aria, nello stesso momento il proprio interesse, cioè il profit, quindi il valore genera il valore economico, contemporaneamente però genera anche il valore sociale e ambientale, perché le persone che vivranno sul territorio vivranno gli impatti positivi di questo, di questa innovazione appunto imprenditoriale. Quindi in poche parole appunto questi sono i numeri, tre numeri sintetici che delimitano, no? Descrivono questa trasformazione in atto, cioè più della metà della popolazione mondiale oggi accede regolarmente a internet attraverso spesso uno smartphone e questo numero è in crescita solo negli ultimi 2 anni del 10%. Un terzo della popolazione mondiale ha un account su Facebook e lo usa regolarmente e questo numero è in crescita addirittura del 21% negli ultimi 2 anni. Un quinto della popolazione mondiale invece ha fatto un acquisto online negli ultimi 30 giorni. Quindi questo sta modificando i modelli di business di gran parte dei settori dell'economia, dentro e fuori le industrie culturali e creative. Solo per fare un breve escurso
by device, e questo ovviamente ha ridimensionato il potere, il ruolo economico delle major, che appunto, diciamo, governavano quel tipo di mercato. L'editoria sta vivendo un periodo di trasformazione meno, ancora meno evoluta rispetto a quello che è già avvenuto nella musica, però stiamo vedendo come l'ebook sta sempre prendendo più piede. Questo non vuol dire che il libro cartaceo è sparito, anzi, però insomma grandi colossi come la Borders, che è la seconda grande catena degli Stati Uniti, ha chiuso i battenti da poco, così come nel mondo della fotografia la Kodak, che per decine di anni è rimasta all'apice della borsa di New York, in pochi anni ha chiuso i battenti. Insomma, o il mondo del turismo è stato completamente riposizionato da solo due piattaforme che hanno cambiato proprio il nostro modo di viaggiare, che sono Booking e Airbnb, e che hanno messo in discussione il ruolo delle tradizionali agenzie turistiche. Quindi abbiamo cercato di capire in questa fase di ricerca, attraverso 10 interviste qualitative fatte a 10 musei europei, che cosa questa trasformazione digitale sta comportando nel mondo del museo e come possiamo immaginarci, tra virgolette, il museo del futuro, che in alcuni casi per musei molto all'avanguardia è già presente, però per gran parte dei musei, abbiamo capito anche da queste ricerche, è veramente il futuro. E quindi abbiamo scelto 10 musei, abbiamo cercato di essere più rappresentativi possibili, sia in termini geografici, sia in termini di tipologia di musei. Quindi ci sono musei di arte contemporanea, ma anche musei della scienza, aree archeologiche, musei di arte antica e moderna. In base al loro successo di mercato, cioè il numero di visitatori, ma anche in base alla loro presenza sui social e anche in base alla loro reputazione, cioè come vengono avvertiti grazie alle classifiche messe a disposizione da TripAdvisor, dalla comunità di tutti gli visitatori, sia fisici che online. Quindi questi sono i 10 musei che abbiamo scelto, quindi ci sono musei anche molto grandi come il Louvre, il Prado o l'Hermitage, ma anche musei molto piccoli come il Polin, che è un museo di storia ebraica, o il museo che rispetto sicuramente al Louvre risulta un museo piccolo. Allora, rispetto a quanto è venuto fuori, le tre caratteristiche fondamentali del museo del futuro sono in particolare queste, cioè il museo è chiamato sempre più a essere open, nel senso che si deve vedersi come parte di un sistema di relazioni molto ampie, sia che hanno a che vedere con le relazioni verso la comunità scientifica, ma anche verso la comunità territoriale, verso la comunità culturale. Questo perché? Perché il pubblico, i pubblici con cui si deve relazionare sono sempre più fatti di utenti che non solo fruiscono in modo passivo ai contenuti culturali che vengono proposti appunto dalle istituzioni culturali, ma vogliono sempre più partecipare nella co-creazione appunto dei contenuti e dei servizi culturali, tant'è che alcune persone preferiscono, come Pierluigi Sacco, anziché parlare di audience development, secondo lui è molto più attinente parlare di people empowerment. E la cito questa cosa perché secondo me è una definizione molto pregnante. E quindi il museo risulta come una sorta di opera collettiva, cioè sviluppata insieme a tutte le comunità con cui il museo riesce a relazionarsi. Quindi le parole chiave sono queste: condivisione si intende condivisione degli spazi, ma anche condivisione dei contenuti, delle collezioni, e va vista questa come un'opportunità di crescita sia per il museo che per la comunità con cui il museo si relaziona. L'esperienza, perché queste istituzioni sono sempre più chiamate a comunicare i contenuti che generano attraverso appunto occasioni di attraverso esperienze, appunto, non c'è un modo migliore per definirla, cioè nel senso che gli utenti chiedono sempre più non solo sviluppo cognitivo, ma di ottenere sviluppo cognitivo anche attraverso momenti di evasione. E quindi lo storytelling come mezzo di apprendimento moderno e, come dicevo prima, il concetto fondamentale direi quello della co-creazione, cioè potremmo immaginare per parallelismi il museo è una sorta di Wikipedia, nel senso il museo è un'istituzione in grado di creare contenuti insieme e riuscendo a ottenere il coinvolgimento delle persone, quindi stimolando le persone
a generare appunto dei contenuti loro stessi, quindi a stimolare la creatività nelle comunità in cui, con le comunità con cui si relazionano. Quindi gli strumenti per affrontare questa sfida da queste interviste sono soprattutto, diciamo, quattro grandi ambiti. Il primo è quello della cultura digitale diffusa, cioè servono appunto dei nuovi contenuti, servizi che siano rilevanti, innovativi per il mondo digitale, e cioè quello che avevo appunto accennato prima. I musei devono tornare a essere dei luoghi di sperimentazione perché devono saper generare questo tipo di contenuti che contemporaneamente sappia appunto fornire sviluppo cognitivo ma anche evasione. Questo ad esempio è una cosa su cui ci ha fatto pensare Daria Hook dell'Hermitage, che appunto secondo cui il digitale è un'occasione per creare degli ambienti immersivi, e proprio per questo però ha soffermato, ci teneva a sottolineare, il museo non deve essere Disneyland, proprio questa è la sua differenza, cioè non è un parco giochi, sì evasione ma sviluppo cognitivo contemporaneamente, e per fare questo è necessario avere delle squadre di lavoro anche interdisciplinari. Loro ad esempio stanno insieme all'organico del museo collaborando con psicologi ma anche professionisti dell'aeronautica spaziale, esperti in realtà aumentata, proprio per creare questo tipo di esperienze immersive. Quindi serve un nuovo modo di lavorare, nuovo nel senso di renderlo sempre più interdisciplinare e cross-settoriale. Sono parole che magari da non è che sono nuove veramente, però nella realtà della vita di un museo effettivamente, e spesso in quella di anche altre organizzazioni, la cross-settorialità non è una cosa facilmente realizzabile. Questo perché? Perché serve una leadership forte per poterlo fare, perché serve una pianificazione chiara e condivisa da tutto il personale del museo, e soprattutto una leadership che sappia diciamo stimolare il cambiamento all'interno del museo. Katie Price, che è responsabile dell'ufficio digital del Victoria Albert Museum, è proprio su questo aspetto che continuava a insistere, cioè proprio perché le innovazioni digitali comportano delle innovazioni importanti, serve qualcuno che le governi e qualcuno che stimoli la fame nel chiamare proprio di trasformazione digitale all'interno dell'organizzazione. L'altro grande tema è la comunità al centro, cioè proprio perché ci si relaziona con dei pubblici che vogliono sempre più partecipare e sentirsi coinvolti, serve un tipo di offerta culturale ad hoc, fatta con linguaggi diversi, con canali diversi a seconda dei pubblici che si vogliono raggiungere. E abbiamo anche appunto così detto che serve ripensare la mission museale, ma nel senso che cambiando la prospettiva, cioè essendoci il pubblico al centro, cambia anche il modo di considerare il valore di un museo. Se prima magari era più legato alle collezioni che possedeva, ora invece viene emerge soprattutto dal numero, dal tipo di relazioni che riesce ad avere con l'esterno, con le diverse comunità con cui si relaziona. Questo ancora più per i musei più piccoli, perché se un museo grande come il Louvre rimane sempre attrattivo e ha dei flussi turistici importanti, anche indipendentemente da quello che offre, ma per i musei piccoli riuscire a sviluppare, riuscire a inserirsi in dei network di relazione con musei grandi o con musei piccoli però molto similari magari dall'altra parte del mondo, o comunità e altre istituzioni culturali del territorio, è fondamentale per garantire la propria sostenibilità e quindi anche la possibilità di investire in innovazione digitale. Questo è un aspetto proprio che ci ha sottolineato Anne Krebs del Louvre, cioè secondo lei la strategia digitale di un museo non può essere di un singolo museo, ma bisogna parlare di azioni territoriali, di lavori collaborativi di rete, e soprattutto il personale dei grandi musei si deve sentire praticamente questa responsabilità di trasferire il proprio expertise ai propri colleghi che lavorano in musei molto più piccoli con meno risorse, anche attraverso delle occasioni appunto di formazione informale o attraverso appunto la collaborazione in progetti fattivi. L'altro grande tema è quello dell'accessibilità, di cui abbiamo in parte già parlato, però accompagnato dalla sicurezza, nel senso che il digitale è un mezzo per far sì che la cultura sia sempre più accessibile on site, quindi attraverso appunto tecnologie che la rendono
le varie opportunità di tutti i gruppi sociali e online per aumentare il livello di engagement, però contemporaneamente la grande sfida che riguarderà il breve ma anche soprattutto medio e lungo termine è come garantire la sicurezza dei dati e la conservazione a lungo periodo, e quindi per i musei che ovviamente al loro interno non possono avere e sviluppare delle competenze tecnologiche così elevate, è opportuno che entrino in relazione e abbiano delle collaborazioni con sviluppatori software e hardware con cui appunto collaborano in modo sinergico, o con università o con centri di ricerca che si stanno interrogando su queste tematiche che sono appunto in fase di ricerca. Il Rijksmuseum di Amsterdam è appunto uno di questi musei europei che più ha accesso, ha reso accessibile le proprie collezioni, mettendo la propria quel catalogo completamente a disposizione a tutti e anche per qualsiasi fine, cioè le immagini delle proprie opere attraverso un contest che viene lanciato ogni anno di design possono essere utilizzate dagli utenti per creare nuove opere d'arte, per essere stampati per farci dei gadget che possono essere anche venduti. Quindi ha aperto le proprie collezioni affinché il museo torni a essere rilevante soprattutto anche per le nuove generazioni. E infine il tema delle professioni e competenze, cioè come dicevamo e altre persone prima di me hanno detto, occorre un aggiornamento continuo di tutto lo staff museale, questo non deve riguardare solo il reparto digital, perché se non c'è la piena consapevolezza del potenziale di queste nuove tecnologie e ad ogni livello con le proprie competenze e differenze di competenze, se ognuno delle persone che lavora dentro un museo non diciamo appunto non sviluppa quello che può sviluppare, l'innovazione in sé rimane appunto minima rispetto a quello che potrebbe raggiungere. E ovviamente trattandosi di trasformazioni così grandi, oltre alle competenze digitali specifiche, servono appunto delle competenze soft skills, cioè delle competenze trasferibili che aiutino appunto al cambiamento e a superare le resistenze al cambiamento che normalmente le persone hanno verso cose che non